siamo in difficoltà per tanti motivi. Io non ho nessuna difficoltà a assumermi, come tutti coloro che sono stati e sono dirigenti del Partito Democratico, la responsabilità delle divisioni, di non esserci, di aver perso un po' il contatto con la parte più in difficoltà del nostro paese, che era sempre il nostro punto di riferimento, con i corpi intermedi. Prima ci siamo divisi a livello nazionale, poi siamo apparsi non competitivi, ripiegati su noi stessi, insomma. Però mi permette di dire che io non riesco ad immaginare, a differenza di Albi, il nostro paese senza un riferimento di centrosinistra o di sinistra dal punto di vista politico. Sarà un po' anche questo anacronistico, anche su questo il tempo ci dirà. Se noi ritroviamo le ragioni per stare insieme, abbiamo ancora tanto da dire nel futuro politico di questo paese. È chiaro che il prossimo appuntamento elettorale ci vedrà in grossa difficoltà. Il segretario regionale comincia a fare veramente il segretario regionale, finora non l'ha fatto e forse non avrà neanche più il tempo. Insomma, mi sembra di capire che ha fatto anche una bella autocritica rispetto al suo partito. Ma ci mancherebbe perché... che non facessi questo, e soprattutto mi sembra di aver indicato la rotta che non può vedere gli stessi comandanti che abbiamo avuto finora. Come devo dire, c'è nell'ambito delle dimissioni soggettive, quando uno per proprie ragioni personali, insomma, dice mi devo dimettere, problema di salute o di qualunque tipo, e delle dimissioni oggettive. Quelle oggettive sono date dei risultati, e i risultati nella nostra regione, le politiche ci hanno, come devo dire, impietosamente condannati, e loro ne dovrebbero prendere atto.